la coreografa di questo spettacolo, una donna da un talento straordinario, Gillian Bruce. E i nostri scenografi Roberto e Andrea Colombo. Sappiamo che adesso inizia anche una piccola breve conferenza stampa dello spettacolo che debutterà in anteprima il 3. Il 3 luglio al Teatro Nazionale di Milano e per debuttare ufficialmente l'8 di luglio. Quindi niente, passo la parola a qualsiasi giornalista desideri farci delle domande e sapete benissimo che abbiamo appena chiuso la scorsa stagione a dicembre con 112.000 spettatori la produzione replica di Dirty Dancing, ovvero della versione inglese dello spettacolo, e adesso appunto l'8 luglio, a pochi mesi dalla prima produzione, ne aprirà una totalmente diversa ed è forse la prima volta che inizia in Italia, che accade in Italia una cosa del genere. Quindi siamo assolutamente disponibili a rispondere a tutte le vostre domande, non tutti insieme. Ecco, prego, dica. Paolo Colombo, La Sette, volevo sapere da lei, visto che è il nuovo regista, quali sono... Grazie per il microfono, mi presento Paolo Colombo, La Sette, buonasera. Buonasera, complimenti per questo showcase. Grazie. Visto che lei è regista, volevo sapere quali sono le differenze rispetto allo spettacolo che abbiamo visto nella passata stagione teatrale Sempre Criminale. Sì, diciamo che ci hanno detto che possiamo sederci qua sul fondo del palcoscenico, che così diventa anche più informato, perché altrimenti sappiamo in canto. Le differenze sono tante, perché effettivamente si tratta proprio, abbiamo avuto il permesso dalla produzione inglese di poterne fare una versione totalmente differente. Quindi per la prima volta nella storia di Dirty Dancing, che ha debuttato nel 2005 in Australia, ci hanno dato carta bianca sulla regia, sulle scene, sui costumi, sulle coreografie, sulle luci, e quindi sarà esattamente quel copione, quelle musiche, ma con un vestito completamente differente. E in realtà quello che abbiamo voluto fare è stare ancora più attenti al film, perché crediamo che il successo dello spettacolo sia ovviamente dovuto al film, e pensiamo che il pubblico che viene a vedere lo spettacolo, che sicuramente già ha qualche sorpresa extra che non c'è nel film, voglia ritrovare le stesse emozioni. Complimenti anche perché siete il primo spettacolo che approda extra sia di sole qua dentro, quindi un grosso successo. Grazie. Anche perché ho sempre spinto per le produzioni italiane, che apre lei in forma. Un po' provato dai giorni d'allestimento, il tempo corre, però c'è tanto entusiasmo, tanto stimolo, perché è tutto nuovo. Ed è bellissimo riscoprire questa storia assieme ai nuovi interpreti. Credo che sia una grande bella famiglia, molto, forse più bella dell'anno scorso, e penso che prometta molto bene lo spettacolo. L'altro, approfitto per semplicemente sottolineare, ma credo sia ovvio, ma lo dico nel caso, ovviamente oggi non siamo né in costume di scena né stiamo cantando dal vivo, perché siamo ancora in prova e quindi appunto le sarde stanno finendo di cucire costumi, i fonici stanno finendo di settare gli impianti, ovviamente lo spettacolo sarà ancora cantato dal vivo e ovviamente ci saranno i costumi. Se sono altre domande, siamo a vostra disposizione. Proiezione questa volta. Allora, questa volta è diventato tutto molto più tangibile, quindi ci saranno porte, finestre, pareti, lenti, scale, alberi, acqua, laghi, boschi, materici. E poi comunque ci sono, oltre a questi elementi appunto molto più reali, anche dei piccoli momenti di proiezione, ma diciamo che rispetto all'anno scorso sono assolutamente non prevalenti. Intanto abbiamo appena visto che il finale sarà in platea, da quanto si può leggere. Dillo pure in italiano. Sì, non sono molto brava a parlare. Vorrei dire che voglio provare di dare tutte le cose che le persone aspettano che hanno visto il film, senza togliere niente che è importante, perché l'autrice, la storia è molto molto importante. Però in più, a parte la bellezza di queste ragazze che sono state scelte anche per quelle, e tecnicamente molto bravi, lo volevo fare un pizzichino più dirty. E spero che questo. Mi ha fatto un grande.
lavorano insieme qui. Come ha detto Federico, io vengo da New York, ho fatto qualche spettacolo su Broadway, anche qualche soap opera, non so come si dice. Benissimo. E veramente sono infelice da morire. Va bene? Ragazzi, c'è qualcuno di voi che vuole dire qualcosa, ci tiene a dire qualcosa alla stampa?